Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio che abbiamo sconfitto lo spirito malvagio dell'anello. Adesso iniziano due combattimenti un po' oscuri contro Panic all'attacco e l'arena delle anime perse contro Zombie. Iniziamo da Panic. Quando Thea, Tristan e Joy si risvegliarono, pensarono che il duello tra Yugi e Bakura fu un sogno. Ho sognato che Bakura era impazzito! Ma gli errori di traduzione in sto gioco proprio... Non li aggiustiamo, eh? Anch'io, l'ultima volta che ho sternutito con le carte da duello sotto il mio cuscino. Avete dormito bene, ragazzi? Ah, Bakura, non farmi del male! Improvvisamente udirono un urlo provenire dal bosco. Era la voce di Mai! La squadra corse nel bosco in una radura e vide un grande duellante sconfiggere Mai. Ciao ciao uccellini. Le mie arpie se ne sono andate. Penso che vuoi dire eliminate, proprio come te. Ora consegnami tutte le tue starships perdente. Ma che poi, il cerchio era da 10. Lui come ne ha ottenuto uno da 20? Ma non uno da 20, anzi due da 20. E che magari sono anche più di 20, eh? Cioè, cos'è? Era stato incaricato da Pegasus di rubare tutte le chips alla gente? Mai, stai bene? Questo fenomeno da baraccone ti sta importunando? Proprio così. Pegasus... L'ho indovinato. Pegasus mi paga per sradicare tutta la spazzatura da quest'isola. Proprio come un netturbino. Questo non è uno scherzo. Panic è uno degli eliminatori dell'isola. E se non ve ne andate fuori da qui, vi farà quello che ha fatto a me. Guardate il suo guanto da duellante. Non ha più nessuna starships. Sei fuori dal torneo, Mai? Lo sono. Tutto è successo così in fretta. Il modo in cui Panic duella, ho perso. Ah, una delle mie vittime più facili. Panic spinse Mai a terra. Schifoso! Non ci sono scuse per aver spinto una ragazza! Ho avuto a che fare con un sacco di bulli nella mia vita e puoi trattarli in un solo modo, devi affrontarli! Prova le tue tattiche intimidatorie contro di me, Panic! Non mi spavento facilmente, soprattutto quando difendo i miei amici. Yugi, deve essere il mio giorno fortunato. Pegasus ha promesso una generosa taglia su di te. Pensi che mi darà un bonus per infliggerti danni fisici? Scommetto tutte le mie starships per rivincere quelle di Mai. Affare fatto. Se vinci ti darò tutte le sue 8 starships, perché la tua scommessa non fa alcuna differenza per me. Cosa intendi? Quello che voglio dire, piccolo Yugi, è che quando duelli contro Panic metti in palio molte di più delle starships. Vedo che la paura sta crescendo nei tuoi occhi. Ti stai facendo prendere dal panico. Hai finito di parlare, Panic? L'ultima volta che qualcuno ha avuto il coraggio di parlarmi in quel modo, l'ho spezzato in due. Ora duelliamo. Panic non è granché effettivamente, però possiamo avere qualche problema se non ci vengono fuori le carte utili nel momento utile. Anche perché, detto sinceramente, Panic è forse uno dei personaggi che non mi ricordo di tutta la serie. Cioè, il fatto che lui andasse in giro a eliminare la gente, l'ho sparata a caso, ma effettivamente ci ho azzeccato. Non me la ricordavo neanche io questa cosa. Peschiamo due carte. Carità gentile. Peccato. Questa ce la teniamo buona. E ci metteniamo buona anche il drago alato, ma giusto per sicurezza. E mettiamo le spade rivelatrici, perché non si sa mai. Vediamo quali saranno le prossime mosse di Panic. Allora, iniziamo con Yami. E va bene. E drago zombie. Ok. Drago zombie. Tutti i mostri tipo demone e incantatore. E i mostri tipo fata perdono 200 punti. Va bene. Allora, facciamo così. Mettiamo drago alato, perché al prossimo turno evoco Kaiser la bestia invece della tartaruga, e la tartaruga la mettiamo al turno dopo come difensiva.
Anche perché per ora ci è andata bene che avevamo spade rivelatrici. È un tipo demone, guadagnerebbe 200 punti, ma non ci serve ora. Tu sei una bestia, pensavo fossi un demone, grifore, ma mi dispiace, sei inutile. Ho paura di pensare cosa ci sia. Oh no, è andata bene. C'è andata bene. Stavo per dire, ho paura di pensare cosa ci sia sotto quelle carte. Però effettivamente non è tipo Brukido che aveva l'insetto mangia uomini. Quindi c'è andata bene. Cioè sta andando bene perché per ora c'è arrivata anche forza riflessa. Forza riflessa che ho messo qua sotto. E invece di mettere la catapulta adesso, mettiamo giù questo. Ho avuto un'idea per dopo, ho avuto una bellissima idea. Allora, facciamo così. Sì, dai, facciamo così. C'è andata bene, c'è andata bene. Perché volevo attaccare con Kaiser. 1.800 in meno. Effettivamente, i giochi di Yu-Gi-Oh! La cosa che mi piaceva, giusto quel pelo di più che dava un po' più di longevità al gioco, era che non avevi 4.000 life points, ma ne avevi 8.000. Quindi rendeva la battaglia un po' più lunga, effettivamente. Allora, facciamo così. Anzi, no, guarda, volevo fare una cosa un po' più cheap, ma penso vediamo. Ma penso che me la tengo questa cosa, perché volevo sacrificare Kaiser, utilizzare il mostro resuscitato. Per carità, non dico niente. Tanto sai che me ne frega. Cioè io l'avevo messo solo come difesa Panic, quindi non è che, mi hai fatto tutto sto grande danno. Maestro zombie è quello che rievoca gli zombie e prende punti attacco? Aspetta, ma porca miseria. Sì, ovvio che lo uso. I messaggi è vero sono fastidiosi, però a volte non hai neanche il tempo di farle le cose, quindi peccato. Potevamo fare una vittoria perfetta senza nessun danno. Però, oh, è andata male. Non ho avuto i riflessi veloci che volevo. Nessuno batte Panic, nessuno. Yugi, sei stato incredibile. Il tuo puzzle del millennio è più potente di quanto pensassimo. Yugi, non so cosa, non so che dire. Ecco qua, le tue Star Chips, prendile. Mi dispiace, ma non posso accettarle. Io combatto le mie battaglie. Ascolta Mai, Yugi ha rischiato la sua vita in questo duello per te. Lo so, ma non ha senso, è una zuccona. Ma se lei preferisce andarsene dall'isola, allora me le prendo io. Joy Wheeler, pensi che, sia divertente perdere le tue Star Chips? Mai, pensavo non le volessi. Dammele indietro. Naturalmente puoi riaverle, sono tue. Veramente, Joy? Non hai imparato niente da questo duello? Non puoi tenere sempre la guardia perché potresti creare un ostacolo tra te e le altre persone che stanno cercando di essere tuoi amici. Puoi abbassare la guardia, solo per questa volta? Bravo, Joy. Non so che altro dire, detto sinceramente. Il booster pack di Joy, che è, a parer mio, uno di quelli che offre, strano da dire, ottime carte. Quindi prima di proseguire ne apriamo uno, anche perché il prossimo duello è un duello DLC. Ah, dai, possiamo avere di meglio, Joy. Dammi una carta bella. Una carta bella sola, una sola. Vabbè, dai, Gearfield il Cavaliere lo accetto. E proseguiamo contro Zombie, l'arena delle anime perse. Joy sbuffa... Joy sbuffava mentre correva impaurito. Diede una rapida occhiata alle spalle per vedere il drago bianco occhi blu su di lui. Il drago bianco occhi blu stava per farsi uno spuntino di Joy quando si svegliò dall'incubo. Un sogno? Uffa, ma Kaiba, vedremo chi si mangerà il cibo per cani su quest'isola. Svegliati! Joy, che cosa c'è che non va?
Niente, è un nuovo giorno e io non vedo l'ora di trovarmi un duellante. Beh, non c'è bisogno di urlare. E ragazzi, che cos'è tutto questo trambusto? Buongiorno, Thea. Dov'è Mai? Lei non è con voi? Ha detto che doveva andarsene. Ha una nota per te, Yugi. La nota dice che Mai ha preso in prestito le 8 starships di Yugi. Beh, puoi dire addio a quelle starships. Non lo so, forse possiamo davvero fidarci di Mai. Altrimenti siamo ancora la squadra suprema, giusto? Esatto. Va bene allora, muoviamoci. Mi chiedo quanti duellanti sono rimasti sull'isola. Ieri ne hanno spedito un paio di dozzine via dall'isola. E scommetto che degli altri sono già stati eliminati. Alcuni di loro erano veramente dei buoni giocatori, con delle carte potenti. Potrebbero essere i prossimi a essere eliminati. Non è un caso, Yugi. Gli altri ragazzi volevano solo il premio. Tu e Joy avete molto di più in gioco. È vero, devo salvare il nonno da Pegasus e Joy ha bisogno del premio in denaro per aiutare sua sorella. I duellanti che affronteremo oggi saranno ancora più forti, perché sono sopravvissuti al primo turno. Ancora più forti? Yugi, attento a quello che dici. Joy sta già tremando. Che cosa? Pensi che io abbia paura come un cagnolino? Ebbene, se il collare si adatta... Va bene, smettetela. Portatemi qualsiasi duellante e io lo batterò. Questo è lo spirito. Devi credere in te stesso, Joy. Il gruppo non sapeva di essere osservato da uno dei complici di Bandit Kid, Bones. Ho trovato due duellanti. Uno è solo uno stupido, ma l'altro è un bravo duellante. Il suo nome è Yugi. Lui è il ragazzo che ha battuto Kaiba. Tutti pensano che non riuscirà a raggiungere il castello di Pegasus. Yugi, eh? Sì, ho sentito parlare di lui. Dovrebbe essere un avversario abbastanza duro, se crediamo alla sua reputazione. Sì, non abbiamo mai visto duellare. Come facciamo a sapere se è davvero un buon duellante? Solo noi andremo al castello. Ecco perché sto collaborando con il miglior duellante di tutta l'isola. Esatto, quindi se vuoi continuare questo torneo, lascia fare a me. Pensando. Mi senti, Pegasus? Presto te la farò pagare. Per il modo in cui mi hai umiliato al Duel Monster Intercontinental Championship. Eravamo rimasti solo noi due e ti avevo quasi sconfitto. Ero sicuro di vincere, ma hai scarabocchiato alcune note e hai chiamato un bambino dal pubblico per duellare al tuo posto. Ehi, che cosa stai facendo? Chiedere aiuto è illegale. Non ho bisogno di aiuto. Un bambino potrebbe sconfiggerti, Bandit Kick. Kit, ho intenzione di provarlo. Pegasus consegnò la nota al bambino. Segui le istruzioni e vincerai. Non sapevo che cosa fare, stavi solo cercando di confondermi. O avevi paura? In entrambi i casi non ero interessato, volevo solo il mio premio in denaro. Dopo che Bandit Kit giocò una carta, il bambino guardò la nota seguendo le istruzioni. Distrusse tutti i punti vita di Bandit Kit. Che cosa? Piccolo moccioso! Come potevi sapere che stavo per giocare quella carta? Bandit Kick strappò la nota dalla mano del bambino. Dammela! È tutto qui! Le carte che ho giocato! Come batterle! Tutto! No! Mi hai battuto, Pegasus, e mi hai fregato. Nessuno può prendermi in giro. Hai detto che hai trovato due duellanti. Sì, Yugi e un inetto chiamato Joy. Bene, combatteremo l'inetto per primo. Hai sentito qualcosa? Penso che ci stiano seguendo. Joy, penso che stai diventando un po' paranoico. Ti stai comportando stranamente da quando ti sei svegliato questa mattina. Cosa diavolo stai pensando? Te lo ripeto, qualcuno ci sta pedinando. Joy corse nel bosco. Dove stai andando? Voglio trovarli! Mentre Joy vagava nel bosco, gli parve di sentire qualcuno dietro di lui. Improvvisamente Joy perse i sensi. Poco dopo si risvegliò all'interno di una grotta. Che cos'è questo posto? Benvenuto nell'arena delle anime perse. Lasciate ogni speranza perché nessun duellante ne esce vivo. Preparatevi al duello finale. Questa arena sarà la tua tomba. Joy, i fantasmi dei morti sono tutti intorno a te. Non puoi fuggire dalla tua paura. Chi dice che ho paura? Non puoi nascondere la verità dagli spiriti. Essi ti vedono congelato dalla paura. Va bene, ho avuto paura. Ma non a causa del cimitero per la tua raccapricciante storia. È il tuo viso spaventoso che mi ha dato i brividi. Deponi le tue starships ora. Ehi, non ho mai accettato questo duello. Sfortunatamente non hai altra scelta, Inetto.
Ci deve essere un modo per uscire da questo posto. Vuoi una via d'uscita? Certo, dammi tutte le Star Sweeps e puoi strisciare fuori come un piccolo cucciolo spaventato. Joy si ricordò dell'incubo con Kaiba e finalmente capì. Se corro via, sarò davvero un piccolo cucciolo spaventato, quindi mi limiterò a sconfiggerti. 4 Star Chips, duelliamo! Allora, vediamo chi inizia. In questo caso abbiamo un deck già un po' migliore, perché abbiamo il Dragonair Occhi Rossi. Ma costa pur sempre 2, quindi... Ah, guardalo qua. Una buona mano, eh? Una buona mano. Abbiamo un 1700 e 2 da 700, che... Beh. Oh! Allora, siamo sinceri. Questa non è stata una cattiva mano. Per quanto il mazzo di Joy sia un po' bleh, questa non è stata una mano così negativa. Queste due carte sono abbastanza sicuro che lui non dovrebbe averle, non nella serie attuale almeno. Allora, bene. Abbiamo una bella catena, un kunai con catena, che possiamo utilizzare con doppio effetto, ovvero la possiamo equipaggiare al mostro e possiamo girare il mostro attaccante mettendolo in posizione di difesa, il che ci porterebbe in una situazione di vantaggio. No, aspetta, non ora. Non ora neanche. Ma porca miseria, quanta roba stai facendo? Guarda. No, aspetta. Sì, stavolta non mi freghi. Cavolo, dovevo aspettare ancora un po'. Vabbè, l'ha girato lui in difesa, quindi... Il copiatore. Quando è controllato attacco e difesa. Bene. Questa carta è fantastica. Io quando posso la metto sempre nei miei mazzi. E ora abbiamo un 1800 anche noi. Mi dispiace. Oh, quanto mi dispiace. Addio al tuo mostro e addio anche a quest'altro. Mi dispiace. Mi dispiace davvero tanto. E sapete cosa? Per quanto le trovi fastidiose, metteremo le impostazioni predefinite, perché almeno ce lo dicono loro quando attivare le trappole. Perché se devo allora, per quanto io so quando devo attivare una trappola, il tempismo di questo gioco è un po' a modo suo, detto sinceramente. Quindi ce lo teniamo buono. Questa carta, una magia dal cimitero dell'avversario, non è male. Ah, dai. Ma in questo caso lui non ha magie, quindi direi di iniziare la nostra avanzata attaccando tutti quanti i suoi mostri. Ciao tuoi zombie. Guardano che fanno così. Ciao, torniamo nella tomba. Ah, il volume si è alzato all'improvviso. Peccato, per 100 punti potevamo fare una partita perfetta, potevamo fare una partita senza danni. Però è andata così, peccato, vediamo, non so, non me la rischio. Potevo anche provarci, però è andata così. 2000, 1008 e beccati sta sciata in faccia, 1003. Potremmo vincere già il prossimo turno, ma vorrei evocare anche il Dragonero, perché i draghi sono più potenti degli zombie. Giusto per far capire. C'è qualche effetto. Tutti i mostri di genere diventano mostri tipo zombie. Nessun giocatore può evocare mostri tramite tributo eccetto gli zombie. Ah. Questa è una bella fregatura. Questa è stata una bella fregatura. Oh, che capo. Sono tutti zombie ora? Non ho capito cosa è successo.
Non importa. L'importante è che abbiamo vinto. Abbiamo vinto, evviva. Durante il duello gli amici di Joy trovarono la grotta e lo incitarono alla vittoria. Ben fatto! Joy, hai vinto! Ce l'hai fatta! Ce l'ho fatta, no? Ci vediamo in giro, perdente. Un momento, capo. Bandit Kit, forse la prossima volta avrai il coraggio di duellarmi faccia a faccia invece di nasconderti dietro il tuo lacchè. Duellarti faccia a faccia? Sei senza speranze, Inetto. Nel gioco del Duel Monster devi mantenere il tuo avversario fuori equilibrio. Vincere il duello è tutto ciò che conta, non come ci sei riuscito. Bandit Kit, lo vedremo. Sì, giusto. Sto già tremando di paura, Inetto. Che idiota. Ragazzi, mi dispiace davvero. Non volevo trascinarvi in questo pasticcio. La prossima volta spero che non te ne andrai via di fretta. Non preoccuparti, sappiamo che non è stata colpa tua, Joy. Sì, voglio dire, visto che hai vinto il duello, possiamo perdonarlo. Lo ammetto, all'inizio ci hai fatto preoccupare. Sì, ma questa volta ce l'hai fatta. Sono stato fortunato, ecco tutto. Vero. Non era la fortuna, Joy. Era la tua determinazione, la tua fiducia nelle carte e la promessa che hai fatto a tua sorella. Questo è ciò che ti ha aiutato a vincere. Ho solo bisogno di 2 Star Chips. Resisti, Serenity. Possiamo andarci da questa fossa raccapricciante? Ci puoi scommettere, nessuno ci potrà fermare ora. Beh, visto che nessuno ci può fermare, andiamo e compriamo un ultimo booster pack e ci salutiamo qui. Vediamo, Joy, dacci qualcosa di bello. Niente di eccezionale. A parte sfera della distruzione che è utilissima. Comunque, signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.